prima. Un momento. Pronto. Quanti anni hai? Mia me l'ha detto la mamma. 5 anni. La mamma ha detto che ne avevi 4. 4. 4 e 5 anni. Rocco è nato qui, ha solo 4 anni, ma ha una lunga storia alle spalle, quella del suo paese, degli uomini e delle donne che su questa terra sono invecchiati di fatica e di sacrifici, alla costante ricerca di uno spazio per vivere in termini moderni, una delle più antiche attività dell'uomo. Siamo in Abruzzo, a Tollo, un centro agricolo di 5.000 abitanti in provincia di Chieti, a soli 15 km Pescara. Un mondo rurale dove il vecchio e il nuovo convivono quasi all'insaputa dei suoi abitanti. Qualsiasi sforzo servirà soltanto ad ammobiliare l'inferno. Il duro ammonimento coniato per uno dei tanti paesi del sud aveva pesato come una sentenza inesorabile anche su queste comunità. La sfida era stata accettata e alla fine lo sforzo collettivo di questa gente ha avuto ragione della miseria e della degradazione a cui sembrava condannata. Le trasformazioni dell'agricoltura sono state tante in questi anni. La meccanizzazione, la specializzazione delle colture, l'organizzazione produttiva, la riduzione della fuga dai campi. Qui il contadino ha creduto nella cooperazione e ha messo in comune idee, mezzi e uomini per far rendere di più la terra. E oggi, in queste contrade, il rapporto tra l'uomo e la campagna non è più in termini di scontro e di delusione, ma di speranza. Quasi nascosto in una piega della storia, anche se un giorno la storia ha lasciato qui il suo segno tremendo, passando con la furia devastatrice della guerra a cancellare in un attimo secoli di lavoro e di fatica. Questo paese fatto a mano, ogni faccia che si incontra è un pezzo della sua storia.
Il Rocco, i bambini come lui, sono tutte queste facce, sono fatti di tutte queste storie. Per capire meglio la loro avventura umana bisogna partire da qui, dalle loro radici, dai protagonisti di questo mondo. Tu appartieni alla generazione di quelli che hanno ricostruito il paese e sono i protagonisti del benessere economico di cui gode questa zona. Sai dirmi quali sono state le difficoltà che avete incontrato? Le difficoltà sono state moltissime. Basti pensare che appena tornati dall'ultima guerra, dalla seconda guerra mondiale, qui era, diciamo, un cumulo di macerie. I terreni abbandonati, minati anzi addirittura, e abbiamo subito delle perdite subito dopo la guerra, perché ognuno di noi ha provveduto a rimettere in ordine il proprio terreno, a pensare a ricostruire la propria abitazione. Noi abbiamo dovuto pensare subito dopo la guerra a ricostruire, senza dubbio. Ricostruire, ma tutto nell'insieme, quindi a partire dalla casa, perché si dormiva fuori, alla daiaccio, all'aperto, insomma. E poi abbiamo dovuto pensare a quello che era il terreno. Quindi abbiamo trovato delle difficoltà molto, molto, molto enormi. Difficoltà che oggi, guardando qui il nostro paese, ci compensa veramente del sacrificio. Secondo te come è considerato il contadino nella società? Contadino, diciamo, si può dire un handicappato. Molti figli di contadini hanno creduto non più a quello che poteva dare la terra, alle soddisfazioni, diciamo, e hanno cercato di prendere altre attività, addirittura si sono recati a studiare, hanno frequentato le università, si sono laureati. Qualcuno è tornato ancora al proprio terreno, a coltivarlo, malgrado la sua laurea. Tu c'hai figli? Ce n'ho due. E che lavoro fanno? Uno è laureato e se n'è andato a Torino. Perché non ha fatto il contadino? Perché, come si faceva? Già dovevamo piangere noi sulla terra e facevamo piangere pure i figli. Tu pensi che tuo figlio stia meglio di un contadino? Adesso no. Adesso come oggi no. Penso pure che non sta bene. Allora tu preferiresti che tuo nipote facesse il contadino domani? Il fatto che non lo fa, ma io veramente vorrebbe proprio che lo fare, ma non lo fanno, e l'ambiente poi ne la fa più. Quindi fare il contadino non è più una vergogna secondo te? Una vergogna, ma io saprebbe vent'anni, neanche, no, 3 ore al giorno la proprietà mia mi basta lavorare, tutti i mezzi, tutta la procedura che ci sta oggi, non mica è come ieri. Ieri si doveva realizzare dalle 4 la mattina e la sera, a fine alle 9, siamo ancora in campagna. In che cosa è cambiato questo paese? Il paese è cambiato moltissimo, in particolare modo economicamente. Basti pensare che prima della guerra noi avevamo qui, possiamo dire, una macelleria, se così si può dire, perché era arrangiata pure. Però non c'era possibilità di acquistare le carni, c'era molta miseria, diciamo. Le case erano quelle che erano. Quante macellerie ci sono oggi? Oggi sono 3 macellerie, bene addobbate e si consuma, c'è consumo perché c'è benessere. Prima le case erano quelle che erano, poche arredate, anzi di arredamento non se ne parlava. Oggi invece ci sono case che sono molto molto arredate, con tappeti, sale da pranzo, degni da re. Ci sono delle famiglie, noi contadini abbiamo 2-3 trattori, 3 autovetture, 2 autovetture, secondo le esigenze della famiglia. E questo abbiamo acquisito con degli sforzi, lavorando sodo naturalmente, e quindi ecco che la nostra economia si evolve da quella che era prima della guerra. Il benessere economico è dovuto alla vigna? Dalla vigna, tanto l'oggi per noi.
E com'è che siete arrivati alla decisione di arrivare appunto a questa cultura specializzata? Ma questa è venuta piano piano, è venuta per esempio dietro qualcuno che ci ha aiutato moralmente praticamente, ci ha guidati, ci ha dici, e poi una porta dell'altra praticamente, una ha messo un pezzo di vigna e loro si vedeva che andavi bene, l'altra cosa, loro sono cominciati a mettere tutti quanti andati bene, poi si sono fatte le cooperative, come vedete prima il vino sapete bene che andava per esempio mio padre faceva un po' di vino, no? Angelo Palauero, no? Allora tu prendevi una bottiglietta di un quarto e portava a chiedere pescare questi commercianti, no? Quelli facevano un morsetto di quelli vino facevano e te lo buttava pure in faccia, dice questo è agro, questo quando il vino era buono. Quando è stata fondata la cantina sociale, per esempio, la cooperativa, sì, che diffidenze avevate? Io personalmente sono stato uno degli primi, come vero, avevi il numero 27, no? Quando che si è fatto, no? Poi, sa, prima l'abbiamo fermata e poi dietro alla politica ci hanno cominciato a dire alle spalle qualcuno per non ci fare aderire, dice, ah, dici tu, le segnate là, dice, adesso la proprietà se ne va via. Cioè, anche... avevate paura che formando questa cantina sociale perdevate la proprietà? Quello ci mettevano a credere, non è che... L'Abruzzo, una regione che conta più di 100.000 bambini in età prescolare. Di questi, la metà vive in una realtà rurale, come i bambini di questo paese, che oggi godono di strutture scolastiche efficienti, di assistenza sanitaria, di servizi messi a loro disposizione per risolvere il problema delle distanze. Una realtà nuova rispetto a quella vissuta dalle generazioni che li hanno preceduti, che li sottopone a un processo educativo in continua evoluzione. Rocco affronta i suoi primi impegni, deve fare i conti con i doveri che gli impone la scuola. Un mondo per lui tanto diverso da quello in cui trascorre il resto delle sue giornate, quello che ha colpito i suoi primi sguardi, la sua fantasia, il mondo delle occupazioni minute del vivere quotidiano del vecchio borgo rurale. Che tuo nipote mangia come tu mangiavi alla sua stessa età? No, senza dubbio. Noi aspettavamo che veniva una festa, una grande festa, non so, Pasqua, Natale, per poter mangiare un pezzo di carne ed eravamo felicissimi, si aspettava questa festa. Oggi invece mio nipote ha di tutto, dalla fettina al salame e tutto. E bisogna qualche volta sgridargli per poter mangiare sta fettina perché neanche la vuol sentire. Ecco, quindi c'è un diverbio, diciamo, un abisso tra quello che abbiamo vissuto noi e tra quello che vivono loro. Questo è il mondo sul quale Rocco e i bambini come lui si sono appena affacciati. Un mondo semplice solo in apparenza, in realtà irto di contraddizioni e problemi ancora irrisolti per gli uomini di oggi e per quelli di domani. Quali sono i problemi di tuo nipote? Sono molti, i problemi di mio nipote sono moltissimi. Basti pensare che, a mio avviso, è un ragazzo condizionato. Già dai primi giorni quando frequenta l'asilo si vuole portarlo a parlare la lingua italiana, ad insegnare diverse cose che lasciano il ragazzo per quella età un po', diciamo, intemorito di quella che dovrebbe essere la vera società, diciamo, perché un grado di istruzione lo si acquisisce man mano che si va avanti, ma poi le difficoltà che potrebbe incontrare oltre questo sono moltissimi, sono da traumi, diciamo, perché il bambino che oggi vede, si guarda intorno e vede tutto questo popolo di Dio, diciamo, tutta questa evoluzione, poi quando arriva nella sua età diciottenne e che deve inserirsi nella società e trova un vuoto, un buio si può dire. Signore, grande e buono, tu lo sai. Io ci sono, tu che resti
l'educazione che hai ricevuto tu e quella che tu dai ai tuoi figli? Penso che ci sia una grossissima differenza, perché i miei figli ora hanno tutto ciò che io non ho potuto avere quando ero piccola. Ma questo perché? Perché io sono vissuta in un ambiente diverso da loro, cioè la mia vita si svolgeva prettamente nella mia famiglia e se uscivo arrivavo fino al paese, ma questo non sempre, cioè soltanto per esempio quando si svolgevano quelle feste tradizionali. E mia figlia per esempio ora va all'asilo, a Tollo, va con il pulmino. Io questo non l'ho potuto avere, perché? Perché i miei genitori allora per esempio non c'era il pulmino che poteva trasportare. E quindi non potevano permettersi il tempo e anche non avevano per esempio la macchina, quindi potevano prendermi e portarmi su. Poi per esempio io vedo che i miei figli adesso possono uscire con me, e vengono dove vado io, alla domenica andiamo a messa con la macchina, mentre io ricordo invece che quando ero piccola io dovevo percorrere prima 3 chilometri a piedi, e invece adesso loro vengono con me con la macchina, ma non arriviamo insomma a Tollo, usciamo, andiamo a Pescara, non so, per una pizza o per un gelato. E io questo invece da piccola lo potevo soltanto sognare, anzi penso che non lo potevo neanche sognare perché non conoscevo queste cose. E quindi ecco, torno a ribadire che c'è una grossissima differenza. Però penso una cosa, cioè credo che questo comporta anche dei problemi per loro. Dei problemi perché? Perché spiego subito. Perché mentre io avevo un unico modello, cioè avevo mio padre e mia madre che svolgevano la loro attività in campagna e coltivavano la terra, io avevo come modello. Adesso invece che mio figlio va a scuola, viene con me a Pescara, si incontra con altri bambini, figli di, non so, di maestre, c'ha più modelli, per cui quindi avendone di più forse non ne ha nessuno, ecco, quindi io trovo che per lui sarà molto più difficile un domani e poter scegliersi una strada da percorrere, insomma. Cosa pensi che farà tua figlia da grande? Beh, questo non so, cioè io non posso pensare niente, ecco, io credo che non posso pensare niente, cioè io in quanto appunto, cioè ripeto che loro hanno tanti modelli, non è che come me per esempio, che quando ero piccola mio padre non aveva nessun problema, cioè non poteva pensare che io potessi diventare maestra o architetto, non so, perché? Perché la vita si svolge esclusivamente qua, volevano sì che io uscissi da questa terra, però non c'erano le possibilità e se qualcuno poteva studiare, lo faceva con tantissimi sacrifici. Ora invece questo sacrificio non c'è, o perlomeno, ma non per tutti, la maggioranza di questi contadini hanno la possibilità di poter far studiare questi figli e quindi potrà fare quello che lui vorrà, se continuare a lavorare la terra oppure diventare qualcuno. E penso però che diventerà qualcuno, cioè se diventerà qualcuno, penso che lo farà esclusivamente alle sue forze, cioè quello che riuscirà ad ottenere, penso che lo otterrà esclusivamente con la sua forza di volontà e non per esempio come, non so, un figlio di una maestra, per esempio di Milano, non so, di Torino, che praticamente loro si sa, hanno una strada già tracciata. Questo mio figlio no, la strada lui deve farsela da sé. Quando eri piccola i tuoi genitori ti chiedevano di riscattarli, certo, cioè di non rimanere sì, infatti sulla mio terra. Padre ha voluto che io studiassi, perché? Perché appunto si rendeva conto che questa terra non ci dava niente e poi perché il contadino veniva maltrattato dalla società, cioè lui si sentiva emarginato, veniva rifiutato, ecco, quasi dalla società e quindi certamente voleva che io studiassi per poter riscattare questa condizione. Da piccola ti vergognavi di dire che tuo padre faceva il contadino? Molto sì, infatti sì, ecco, poi non mi viene da ridere per solo pensarci, insomma, perché io ho studiato in un collegio, no? E là, appunto torno a ripetere che erano pochi i figli di contadini che studiavano e io in quel collegio ero quasi l'unica e stavo a contatto invece con le mie compagne
perché erano quasi tutti figli, insomma, di insegnanti. Quindi quando loro mi chiedevano, tuo padre cosa fa? Io mi vergognavo, io inventavo, io dicevo che mio padre era maestro, era ingegnere. Perché? Perché mi facevano vergognare, anche se, cioè, se io avessi detto che ero figlia di contadini, io rimanevo isolata, loro non mi consideravano più, e allora ero costretta. Tuo figlio si vergogna di dire che suo padre è contadino? Beh, certamente di no. Penso che non si vergognino perché le condizioni del contadino sono cambiate. Non è più come una volta. Cioè? Cioè, appunto, me già l'ho detto prima, cioè, io mi vergognavo perché? Perché se dicevo la verità, io venivo esclusa. Invece adesso mio figlio verrà accettato così. Cosa vuoi che faccia tuo figlio da grande? Il contadino. Perché? Perché penso che sia non un lavoro migliore, cioè c'è più possibilità nella vita, perché un impiegato ad esempio viene a prendere sulle 300-400 mila al mese e non si può permettere di fare niente, né una casa né un divertimento migliore di quello che si può prendere un contadino in campagna e tante altre cose. Penso che facendo il contadino si realizza di più e si fa una vita migliore. Usi e costumi, caratteristici della famiglia contadina, hanno subito profondi mutamenti. La città vicina induce a vivere in modo diverso anche il tempo libero, come accade a questi amici di Rocco. I fratelli maggiori di Rocco hanno già dovuto fare i conti con le sollecitazioni che provengono dal mondo esterno, vivendone anche tutte le contraddizioni. Città e campagna, vita contadina e vita urbana, sono i due modelli nei quali devono trovare un equilibrio che non sempre è facile percepire. Il contadino. E tu? Non lo so, sono studente. Che classe fai? Primo ragioneria a Pescara. Perché non fai il contadino? Perché il contadino, dalla società in cui viviamo oggi, cioè come un oggetto, non viene considerato come non so, un avvocato, un ragioniere, come un'altra professione. Quindi per inserirsi bene nella società moderna il contadino non è un mestiere che può andare bene. Senti, tu pensi che tuo nonno e tuo padre, alla tua stessa età, avevano i tuoi stessi problemi? No, mio padre e mio nonno, quando nascevano, avevano già il destino tracciato, cioè il loro padre faceva il contadino anche loro, quindi riprendevano lo stesso mestiere. Invece io mi trovo in una situazione ben diversa perché io così già vivo in un ambiente diverso, vado a Pescara, ho le possibilità di conoscere un mondo più diverso anche tramite la TV, così la radio, invece loro ai loro tempi no. E il fatto appunto di conoscere un mondo diverso, che problemi ti dà? Cioè appunto il problema di crearmi così in avvenire. Cioè, un avvenire così, di scegliere un mestiere che sarà poi la mia vita. Che paure hai? Cioè, ho paura di sbagliare nel scegliere il mio mestiere, che poi questo errore forse si riporterà poi in tutta la mia vita. E tu pensi che il figlio di un avvocato viva le tue stesse angosce? No, perché il figlio dell'avvocato
può imparare dal padre già un varco davanti a sé aperto, invece io non posso imparare il mestiere del mio padre, appunto, perché devo imparare un altro mestiere che mi, credo che mi dà la possibilità di inserirmi nella nuova società. Tu ti vergogni di essere figlio di contadini? Sono più che orgoglioso di mio padre. E allora perché non vuoi fare il contadino? Perché io forse avrò delle possibilità di cambiare questo mestiere, perché non c'è proprio una... E nel mondo d'oggi non va bene il contadino. Tu mi hai detto che vai a scuola a Pescara e il pomeriggio torni a Tollo, quindi continui a vivere in questo mondo rurale. Ti piace di più stare a Pescara o a Tollo? Beh, dipende, per i miei amici così, per il tempo libero non piace più stare a Tollo. Comunque Tollo, poi a volte ci penso, è un ambiente così, diciamo, un ambiente ancora ai suoi tempi, ancora rispetto ancora alle sue vecchie tradizioni, mentre a Pescara io, diciamo, così, frequento un mondo nuovo. Rocco e la sua storia. Vivere a 4 anni in un paese del sud. Vecchie abitudini di un borgo rurale. Il risveglio alla vita di ogni giorno. Il lento scandire del tempo. Un rapporto profondo, quasi fisico, tra l'uomo e la terra. Un mondo in continua trasformazione, dove cultura contadina e cultura urbana si cercano con affanno per trovare un punto di integrazione. Rocco e i bambini come lui muovono qui i loro primi passi. Rocco, il protagonista del nostro racconto, ci ha fatto conoscere il mondo che lo circonda. La storia del suo paese è quella degli uomini che hanno contribuito a trasformare questa terra del sud, destinata ad essere simbolo di arretratezza e sottosviluppo, in una zona che oggi rappresenta un'isola di benessere nella geografia meridionale. Di questo sviluppo si possono vedere anche attraverso le strutture scolastiche di cui dispongono oggi i bambini come Rocco, che vivono in una dimensione impensabile fino a pochi anni or sono in queste contrade, anche se questa nuova qualità della vita non è priva di interrogativi. Bambini in età prescolare che in questa regione vivono in una realtà rurale, la scuola rappresenta qui più che altrove un impegno quotidiano non indifferente. Pensi alla loro fantasia, che si schiude alle immagini di un'esistenza fatta a mano, di un mondo degli oggetti, di cose concrete,
messa a confronto con il mondo dei linguaggi, dei concetti astratti, per capire quale sforzo sono chiamati a compiere giorno per giorno per arricchire la loro conoscenza, per adeguarla ai nuovi messaggi. Interrogativo più grande riguarda il loro futuro. Un interrogativo al quale sono chiamati a dare una risposta gli adulti di queste comunità contadine, fatti ormai esperti che anche il benessere economico, tanto faticosamente conquistato, non è sufficiente a mettere al riparo le nuove generazioni dalle incertezze della società a cui vanno incontro. Tu sei figlio di contadini e fai l'avvocato. Che cosa ha significato questo per te? Ma cominciamo col dire che fare l'avvocato è stato piuttosto una spinta che mi è venuta da mio padre contadino, il quale, facendo parte della generazione che in pratica si è trovato a dover ricostruire dopo la guerra Tollo, evidentemente si è accorto che fare il contadino non era una prospettiva allettante neanche per i suoi figli. E quindi mi ha spinto, diciamo pure, a studiare. Le difficoltà naturalmente inizialmente sono state abbastanza forti ed evidenti, non per altro perché come contadino io ero legato a modi di pensare e di vivere che sono abbastanza lontani da quelli che sono invece poi la vita che poi conduco oggi. E quindi inizialmente ho dovuto fare uno sforzo per mettermi in panni che non erano assolutamente miei. Devo dire però che contemporaneamente a me molti altri figli di contadini hanno scelto, o perlomeno sono stati spinti dai loro genitori, a studiare. E quindi oggi a Tollo si verifica un fenomeno che tra l'altro è abbastanza contraddittorio, no? E Tollo nel giro di massimo 3-4 anni produrrà oltre 200-300 laureati. Come vive il bambino in questo tipo di atmosfera, di problematica? Di vita. Ora, per i nostri figli si pone questo problema, no? Cosa fare? Perché? Perché la scelta professionale non è più una scelta obbligata, necessaria,
Questa è una scelta giusta da un punto di vista culturale, da un punto di vista sociale, ma non lo è altrettanto dal punto di vista economico. E quindi a mio avviso il bambino è tirato da due forze, da una parte dalla forza della terra, diciamo pure, lo ritira indietro, per dire qui c'è il pane e qui c'è il lavoro, e dall'altra invece da una forza, ecco, di un'evoluzione sociale, diciamo pure, in senso culturale, che li faccia migliorare, che però è più povera rispetto, diciamo, alla prima forza. E tu cosa insegni a tuo figlio? Ma io per adesso mi limito a mandarla a scuola e a mettere a disposizione quei pochi elementi di scienza che io ho. E per esempio, ecco, devo dire che mio figlio è figlio mio, ma per dire figlio di un professionista, a scuola riesce meglio di figli di contadini. Perché? Perché è ovvio che anche l'ambiente dove si vive influisca in maniera determinante, no? La capacità di apprendimento del bambino. Per domani io, per esempio, non escluderei neanche il fatto di farlo andare a scuola, quindi dargli una cultura e tutto quello che vuole, anche a livello di laurea, ma per esempio non escludendo la possibilità che possa essere o diventare anche un imprenditore agricolo. Perché secondo me solo se riusciamo a legare in questi casi due termini si può creare in questa zona dire qualcosa di veramente valido, non solo in campo locale, ma anche in campo, dico, nel sud, in Italia, nel campo di fuori dell'agricoltura. Cioè, per concludere direi questo, che forse il freno maggiore che oggi ha l'agricoltura è la mentalità che è troppo aderente a cose, diciamo, per terreni, no? Il contadino pensa in una maniera, appunto, per il suo lavoro che fa. Se noi riuscissimo a produrre dei contadini che avessero una certa mentalità più aperta, quindi anche imprenditoriale e anche da un punto di vista sociale e culturale più avanzata, potrebbe forse essere la soluzione di tanti problemi. Anche il tempo libero dà la misura delle contraddizioni che si sono prodotte all'interno di questa comunità. La breve storia dell'unica sala cinematografica di questo paese ne è un segno. Che posto occupano i bambini nella tua programmazione cinematografica? Beh, per la verità, come intenzione mia, programmazione mia, il primissimo. Purtroppo però la frequenza, diciamo, dei bimbi è risultata una delusione che non ti dico. Perché il pubblico che tu tieni in considerazione qual è? Ecco, no, non è che io tenga in considerazione un pubblico particolare, è che mi piacerebbe tornare un po' indietro. Tu sai benissimo che questo locale ha 15 anni, no? E io ho avuto modo di riflettere, di considerare, di vedere, di osservare. E quindi ancora oggi il cinema a Tollo è il cinema dell'adulto. Quindi il bimbo, evidentemente, i genitori pensano, abbiano altri interessi, non lo so, giochi, passatempi. Il cinema non è educativo, non lo so che cosa pensano. Resta il fatto che la frequenza dei bimbi in questo locale è scarsissima. Giocare a carte. Più che un semplice passatempo, un modo per ritrovarsi, per guardarsi in faccia, per conoscersi meglio. Un'esigenza quotidiana di stare insieme che si tramanda di generazione in generazione, anche se i ruoli sono tenuti distinti tra giovani e anziani, tra uomini e donne. Yeah.
I mutamenti economici avvenuti in questo mondo rurale, quali mutamenti culturali hanno prodotto? Ma direi che in generale forse vale la pena di premettere che la società italiana è una società schizofrenica, dissociata in generale. In particolare forse una zona come questa, come un paese come questo, come Tollo, che fra l'altro si trova nel pieno dell'area dell'economia sommersa, cioè quella che copre le Marche e l'Abruzzo, il nord dell'Abruzzo, in generale le Marche e l'Abruzzo, è un'area in cui si risente in modo particolare, da un lato, di un bombardamento massiccio di una serie di modelli di comportamento che sono collegati sia allo sviluppo economico sia in generale alla rivoluzione sociale del paese. Se pensiamo ai bambini, si tratta di bambini i quali da un lato vivono una situazione economicamente meno disgraziata di quanto non fosse quella dei loro padri 20 o 30 anni fa, e nello stesso tempo che sono esposti a una serie di stimolazioni, soprattutto, e acquisiscono una maturità cognitivo-culturale molto prima di quanto non potesse accadere anche solo 10 anni fa. Ormai le generazioni si abbreviano quanto a lunghezza in misura esponenziale. Quella che balla! La storia di Rocco e del suo paese finisce qui. Prima di lasciare il nostro protagonista, quest'uomo di 4 anni, abbiamo chiesto a Rocco la sua prima intervista ufficiale. Ci vai all'asilo? Sì! Ti piace andare all'asilo? Sì. E che fai all'asilo? Gioco. Cosa fa? Provami! E ti piace di più giocare all'asilo o quando giochi a casa? Mi piace giocare all'asilo. Come parli con la suora? In italiano? Ha detto che parla italiano quando facevano disegni. E a casa come parli? In italiano o in dialetto? Dialetto. E che ti piace di più parlare, l'italiano o il dialetto? L'italiano. Ti piace di più? E come mangi all'asilo? Bene? E ti piace di più mangiare all'asilo o a casa? All'asilo. Perché di più all'asilo? Che sì. C'hai fratellini tu? Stefan. Che lavoro fa tuo padre? Gioco. Che lavoro fa? Lo sai? Fa la casa e mette le giù. Ci vai in campagna tu? Buongiorno. Cogli l'uva? Sì, abbiamo finito. L'ulivo? L'ulivo non lo teniamo. Non lo tenete? Ti piace di più la macchina o il trattore? La macchina. Perché di più la macchina? Perché sì. E che ci fai con la macchina? La do Stefano. E chi è Stefano? Mio fratello. E con la macchina ci vai a passeggio? Stefano ci va a passeggio. Qual è il gioco che ti piace di più? Il motoscafo. Ti piace correre? Di che cosa hai paura? Di niente. Di niente niente, sei sicuro? Quando c'hai paura, che espressione fai? Quando c'è il lupo. E come fai quando c'è il lupo? Ma nascondo. Ti nascondi? E che cos'è il lupo? Quello che fa la televisione. Quello che fa la televisione? Quello che ci premo. Sì. C'hai molti amici tu? Papà! E la nonna. Sono amici tuoi? Ci vai al cinema? E che vai a vedere? No, non ci vado. E la televisione la vedi? E che ti piace della televisione? Mi piace il cinema. Il?
quello che dove mi ha portato la mamma. Gli UFO ti piacciono? E che cosa sono gli UFO? Questo robot. Ma quella è la canzone di Odra. Ti piacciono di più gli UFO o gli uomini? Questo no. Gli UFO? Perché? Perché sì, mi bagno tutto il corpo. Ti raccontano le favole? Che favole ti raccontano? Tutte le canzoni. E alle favole che c'è il lupo? La nonna ti racconta le favole? C'è due canzoni, uno lo metto a disco e uno e due lo cantiamo. Me la canti la canzoncina del micio? Micio, micetto, presti un giorno, miau, 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 mani mostri, presti un giorno, miau, 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 non me la ricordo. Sei venita?